Io ricordo i miei genitori che in tempi non sospetti, quando andavano a comprare un'autovettura, entrando dal concessionario, la prima domanda che facevano, specialmente quando si parlava di diesel, era: mi raccomando che non sia rumorosa, perché il diesel in quei tempi aveva la fama di essere un motore borbottante, no? Un pochino rumoroso. Oggi mi fa sorridere pensare a una persona che entra in concessionaria e, vedendo un'auto elettrica, al concessionario dica: mi raccomando che faccia rumore, quasi come se l'idea stessa di rumore legato all'auto fosse una condizione di sicurezza raggiunta o maggiore. Anche in questo caso lasciamo perdere l'idea che ai nostri figli insegniamo da una vita a guardare a destra e a sinistra prima di attraversare, non ascoltare se sta arrivando un'auto endotermica o elettrica. Tralasciamo anche il fatto che nazioni molto più avanti dell'Italia ormai siano già convertite all'elettrico. Faccio un esempio su tutti i paesi nordici, come la Danimarca, in cui c'è il 20% di auto elettriche circolanti, e non è che stanno morendo perché vengono investiti delle auto elettriche. Banalmente hanno ripreso a guardare prima di attraversare e hanno incominciato a ragionare sul fatto che l'auto non è detto che si debba sentire. Tolto questo, però, l'idea che a noi italiani, tanto amanti del motore e della automobilismo in genere, manchi questo rombo sotto una quattro ruote è legata molto probabilmente all'idea stessa che il rombo ha nel nostro subconscio. Noi leghiamo l'idea del suono all'idea di potenza e velocità perché in genere più un'auto era potente, più faceva rumore. Questo concetto va a morire con l'auto elettrica, poiché il rumore chiaramente non è legato alla potenza o alla coppia, ed è oltretutto una delle prime cose che non mancano su un'auto elettrica. Pian piano, guidando un'auto elettrica, in realtà il rumore nell'auto elettrica esiste, è un rumore totalmente diverso, ci si fa l'orecchio, come per tante cose, ma soprattutto non si lega più l'idea di rumore uguale potenza, perché con l'auto elettrica la potenza è uguale alla coppia, cioè la sensazione che si ha di spinta all'interno di un'auto elettrica automaticamente sostituisce questa idea di rombo che è indispensabile. Lato sicurezza sulle strade, un po' più perché è diventato argomento comune che per necessità, tutte le case automobilistiche hanno trovato diverse soluzioni: chi ha messo finti rumori di motore, chi ha messo finti rumori di suoni vagamente naturali, chi ha inserito cicalini. Tutti un pochino hanno tentato di creare una risposta a una necessità che, come sempre, nella realtà trova ben poco riscontro. Chi usa un'auto elettrica sa benissimo che l'auto è silenziosa, sa benissimo che in ambienti in cui c'è tanto rumore le altre persone potrebbero non sentirlo e sta automaticamente più attento. Altrimenti non avremo monopattini elettrici in giro, biciclette elettriche in giro, biciclette a pedalata assistita in giro. La pericolosità del veicolo elettrico è legata molto spesso, come sempre, alla paura della novità, e siamo più bravi a cercare scuse che a cercare motivazioni.